per la serie migliore, il pezzo peggiore, una partita di Romanowski, l'autore del famoso libro Il centro di partita. Valutiamo un po' la situazione. Alfile di colore contrario, è la prima cosa che ci viene, che ci salta agli occhi, e lo sappiamo come va a finire. Poi cambiamo tutti i pezzi pesanti, dove li cambiamo? Bah, sulla colonna D, è l'unica colonna aperta. E chi la possiede? Chi la controlla? Il bianco. Bisogna contrastare. Ragionando in questa maniera, saremo tentati di giocare qualcosa tipo torre D7, o roba simile, insomma, cioè cercare di opporci allo strapotere di questa torre bianca. Ma ragioniamo un pochettino meglio. L'altra torre che cosa sta facendo a torre nera? Niente. Sì, vabbè, difende il pedone B4, ma onestamente chi lo attacca? Cioè non sta facendo niente. La donna nera, sì, difende il pedone C6 e aiuta eventualmente a controllare la colonna D. Beh, sì, meglio di niente. La torre in E7. Che cosa sta facendo la torre in E7? Ma non lo so, probabilmente vuole andare sulla colonna D. Difende il pedone E5. Veramente, non è attaccato da nessuno, ma comunque ben difeso dal proprio alfile. Alfile cattivo, tra l'altro, eh? Ma come gioca male Romanowski? No, invece, se valutiamo la posizione in maniera diversa, cioè valutando qual è il pezzo peggiore del nero, bene, allora possiamo trovare l'idea veramente notevole, veramente attiva di Romanowski. Non posso dare altri suggerimenti, credo che ho imbrogliato le carte per bene, quindi tocca a voi pensare la mossa, fermate il video e poi decidete. Andiamo a vedere poi Romanowski come ha giocato. Romanowski ha pensato, non lo so se ha pensato proprio questo, ma comunque ha pensato di voler migliorare il suo pezzo peggiore, che è l'alfiere. L'alfiere è veramente un in gabbia. Immaginate che bello se fosse in questo bel avamposto in D4. Certo, ma come faccio ad arrivare? Bene, tramite questa strada, alfiere F8, C5, D4, ma sta la torre di mezzo. Benissimo. Torre E6. Romanowski non ha nessuna intenzione di cambiare le torri sulla colonna D, ma vuole semplicemente bloccare la colonna D col suo alfile bello centralizzato. Torre D3, alfile F8, eccolo qui, prosegue. Il bianco raddoppia, è convinto, vabbè, tanto prima o poi avverrà il cambio dei pezzi pesanti sulla colonna D, ma non è così. Alfile C5, donna E2, alfile D4, anzi, vediamo pure l'altra mossa, re B1, C5. Perfetto, la manovra di Romanowski è stata esemplare, ha migliorato la posizione del proprio alfiere in maniera veramente molto semplice, ma istruttiva. Ora, anzi tra qualche mossa, una volta preparata, farà la spinta di rottura in F6. È tanto stato bella che potremmo chiederci un momento, ma il bianco non poteva fare qualcosa? Per esempio, invece di continuare a raddoppiare le torri, che tanto non serve a niente, non poteva giocare donna E3? Questa è una bella idea. Guardate cosa avrebbe giocato Romanowski. Alfiere 7, di nuovo raddoppia le torri, donna F8, bellissima. Quindi a tutti i costi avrebbe giocato lo stesso alfiere C5 e D4. Quindi il bianco se ne è reso conto e quindi non poteva fare niente. Giusto per vedere che cosa è successo dopo, dopo qualche mossa, ecco, andiamo avanti di sei mosse direttamente, quando il nero cioè ha eseguito la spinta di rottura in F6, guardate, ha mangiato, si è aperto quindi la colonna F, puntata su F2. Vediamo qualche altra mossa, vado rapidamente perché ecco qua, bellissimo,
e Romanowski ha triplicato i pezzi sulla colonna F, li ha triplicati in maniera estremamente istruttiva, la donna dietro le due torri, questo è il modo migliore per triplicare i pezzi pesanti, questo si chiama il cannone di Alekhine, questa struttura, tutto puntato su F2, su quel pedone F2 che infatti è caduto. Beh, direi che ci possiamo fermare qui, perché è evidente l'enorme miglioramento che ha ottenuto il nero attivando il proprio alfile, migliorando la posizione del suo pezzo peggiore.